Un teatro Jenko sold out ha accolto fra applausi e risate infinite la prima serata della canzonetta della Burla Mac 81, tornata in scena come da tradizione alla vigilia del primo corso mascherato, grazie al supporto ormai consolidato del Lions Club Viareggio Versilia Ost. Biglietti esauriti da giorni anche per il bis di venerdì sera, un ottimo incasso che, tolte le spese, sarà devoluto alle opere benefiche del service annuale dei Lions. Quasi tre ore di puro divertimento con i numeri uno della risata viareggina, a partire dall'insuperabile Claudio Morganti, che ha aperto la serata con un brillante monologo chiuso nel duetto con la giovane new entry della compagnia Marco Giusti. Nel mirino della satira viareggina da sempre i lucchesi, ma quest'anno, con il carnevale in trasferta sulle mura di Lucca, le battute si sono davvero sprecate. Come mai Morganti c'ha il lutto al braccio? Perché il carnevale è il lavoro che non fa Lucca. Carnevale a Lucca. Carnevale a Lucca. È un mondaccio. Scusate, mi metto a sedere perché mi sento proprio andar via la vita. Carnevale sulle mura, i cari. Ma dove stanno i cari sulle mura? E poi lo vedo già il bambolo lucchese che fa su pa babbo. E visto cavallo testa che ha. E su quali rispondo, bimbro, sono i viareggini che son seghe che fanno sempre i cari più grossi. Fossi io, li farei tipo bonsai. E Rioni, me lo immaginate a Lucca, Rioni, Rione Lucca Trento, Rione Lucca Fora. No. E poi una mitragliata di battute sketch esilaranti, trascinati dalla verve naturale di Laura Santini, regista dietro le quinte, protagonista assoluta sul palcoscenico, accompagnata dalle colonne di sempre Antonio Meccheri e Massimo Mazzolini. Un successo che spinge la compagnia, che ha appena spento 42 candeline, a guardare già al 2024. Un mi vedeva tutta, un mi vedeva. Ci credo, aveva un occhio di vetro, mi vedeva mezza.